Oggi si ricorda l'anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, cioè quel luogo di tragedia dove si consumò una delle più efferate azioni dell'uomo contro l'uomo, un'asserita supremazia di una razza rispetto a un'altra razza, contro ogni regola scientifica che afferma che di razze ne esiste una sola, che esiste la razza umana. Fu per opera dei soldati dell'Armata Rossa un atto liberatorio che pose fine allo sterminio degli ebrei e di tutti coloro che si opponevano al regime nazista. Assolutamente importante. Oggi credo che la parola più usata nelle conversazioni di tutti i giorni sia vaccino, per ovvie ragioni. Ecco, allora io dico che la memoria è il vaccino per quanto riguarda il pericolo della indifferenza, della insofferenza e della intolleranza. Ricordare quei fatti tragici è necessario per alimentare il nostro spirito, per evitare che si ripetano situazioni terribili come furono quelle di allora. Quindi è assolutamente importante, al di là della ufficialità, al di là della ripetitività, perché in questi giorni non si parla che di quello, ma è opportuno che il giorno della memoria lo si ricordi oggi, ma questo io lo auspico, lo si ricordi ogni giorno, perché ogni giorno è il giorno della memoria, quindi anche un solo istante di riferimento a tenere attive le nostre coscienze e evitare che barbarie del genere si ripetano. Peraltro non possiamo dire che dopo tanti anni barbarie non si ripetono più. Il mio pensiero va per esempio a coloro che dalla Bosnia cercano di entrare nella Croazia, dalla Croazia verso l'Italia. È un popolo dolente, è un popolo perseguitato, è un popolo che per la fame disperata che soffre viene colpito come vennero colpiti in tempi passati altri, ricordiamo il genocidio dei curdi e ancora altri fatti immondi. Dall'Etiopia si fugge per fame verso il Sudan, c'è una popolazione che disperatamente cerca un'ancora di salvataggio facendo un viaggio di questo genere. Il messaggio ai giovani è quello di essere attenti, quelli di voler imparare, quello di voler ricordare per quella funzione importantissima che ha la memoria di antidoto alla intolleranza. Credo che sia opportuno un brevissimo riferimento a un incontro fatto ieri con un ragazzo che frequenta la quinta elementare, una maestra assolutamente sensibile a cui va tutta la mia stima, ha parlato loro nella loro classe del diario di Anna Frank e il ragazzo con assoluta sincerità e curiosità naturale mi ha detto: ma è vero che Anna Frank non è mai esistita? Ecco. Ecco perché i ragazzi devono imparare. Qui c'è chi diffonde questo virus morale, oserei dire che tende alla morte della libertà e dello spirito di tolleranza, e quindi devono essere pronti a recepire il messaggio della maestra ed essere pronti nel medesimo tempo, aiutati da chi ha la conoscenza, per dire, come ha concluso il ragazzo dopo che io gli ho dato le spiegazioni, è una fake news. Quindi ragazzi, stiate curiosi, attenti e vigili. Direi loro: se questa assurdità che Anna Frank non è mai esistita rispondesse a verità, se per assurdo sarebbe una verità, spiegatemi voi che mi avete detto una bestialità del genere, com'è che allora sono vissute le altre migliaia e centinaia di migliaia di Anne Frank che non hanno scritto il libro, ma che sono state gasate e passate per il camino.